che noi sostanzialmente mettiamo nuove navi nel Mediterraneo e ve lo ricordo, ve l'abbiamo detto, ve lo ricordiamo ancora oggi e ve lo ricorderemo fino all'esasperazione che più navi mettiamo nel Mediterraneo, più incentiviamo le partenze dalla Libia, più incentiviamo gli sbarchi, più alimentiamo l'attività di scafisti e terroristi, più alimentiamo il business dell'immigrazione clandestina sul nostro territorio, come i fatti di cronaca quotidiani dimostrano e testimoniano quotidianamente, creando un vero scontro, un vero e proprio scontro sociale sul nostro territorio. Noi stiamo illudendo migliaia di persone che in Italia c'è il Bengodi, che in Italia c'è il benessere, venite in Italia, tanto un vitto, l'alloggio, un albergo a 4 stelle non viene negato a nessuno, quando abbiamo i nostri cittadini, i cittadini italiani che vivono nella povertà e vivono nella disperazione. Quindi è una truffa, è l'ennesima truffa, è l'ennesimo imbroglio italiano e europeo a danno degli stati nazionali. Facciamo esattamente il contrario di quello che fanno tutti gli altri stati nazionali. Tutti difendono le frontiere, tutti difendono i confini, tutti potenziano con le forze di polizia la difesa dei propri territori, tutti difendono gli interessi nazionali, tranne questo paese governato da chi sta favorendo e incentivando un'invasione di massa senza alcun limite, creando, lo ripeto, scontri e tensioni sociali nel nostro paese. Voi siete responsabili di una guerra tra poveri, siete responsabili delle periferie che stanno esplodendo, siete responsabili di questa enorme ingiustizia sociale che state scaricando sulle popolazioni da nord a sud del nostro paese. Questa missione viene giustificata con la necessità di esercitare ulteriore attività di intelligence. Bisogna raccogliere informazioni sulla rete degli scafisti nel Mediterraneo, ma questo tipo di attività, sottosegretario, viene già svolta, è già svolta dalle centinaia, dalle decine centinaia di navi italiane ed europee che sono presenti nel Mediterraneo, con un presupposto assurdo e incredibile, che solo per responsabilità e per colpa di questo governo si verifica, ovvero navi che battono bandiera tedesca, francese, che raccolgono migliaia di immigrati clandestini, e li definiamo immigrati clandestini perché i dati dicono che chi ottiene lo status di rifugiato politico è meno del 10% di quelli che sbarcano, dati che provengono dal Ministero stesso. Abbiamo navi che battono bandiera tedesca, che battono bandiera francese, sul cui suolo della nave sarebbe territorio tedesco, che anziché portarsi, o francese, che anziché portarsi coloro i quali raccolgono nel Mediterraneo nel loro territorio, lo scaricano questi disperati come merce, portati come merce, li scaricano sul territorio del nostro paese. E quindi questa attività di intelligence viene già fatta, questa attività di informazione, di raccolta dati viene già fatta. Quello che non viene fatto è la lotta e il contrasto duro all'attività degli scafisti. Avevate annunciato la distruzione dei barconi, ovviamente non carichi di individui, e non l'avete fatto. Avevate annunciato una missione di polizia, una missione internazionale per sconfiggere e contrastare lo scafismo e anche il terrorismo, perché vi ricordo, e non lo dice la Lega, lo dice la presidentessa di Eurojust, che non è leghista, è un giudice, è un magistrato belga, che dice due cose: che ormai il controllo dell'immigrazione clandestina sulle coste libiche è in mano al terrorismo, è in mano al califfato, è in mano all'ISIS, ma cosa ben più grave, la presidentessa di Eurojust ha detto in maniera trasparente, in maniera chiara, in maniera cristallina, che l'immigrazione clandestina è, o meglio, che l'immigrazione clandestina è uno strumento attraverso i barchini e attraverso i barconi che partono dalle coste libiche di infiltrazione del terrorismo.